Usiamo un linguaggio durissimo, usiamo un linguaggio che più duro di noi non c'è nessuno. Una parte dei vaccini sono anche buoni, non ci facciamo la domanda, capisci? Cioè, questo non ci sono dubbi, siamo spietati e di una durezza devastante. Possiamo anche metterci d'accordo sui vaccini salvano il mondo, vuoi dire questo? Posso darti ragione? Usiamo un linguaggio durissimo, usiamo un linguaggio che più duro di noi non c'è nessuno. Vuoi dire che i Novax costano per la sanità? Benissimo, chi è Novax paga una tassa per le cure riservate però ai Novax. Siamo spietati e di una durezza devastante, capito? Paga una tassa proporzionata al reddito e i Novax autosostengono tutti coloro che la pensano come voi. Questo è il modo di procedere, capisci? Nel senso, mi scusi se non ho capito male, lei dice, io decido di non vaccinarmi, se però mi ammalo di Covid, pago una tassa Esatto, tutti i Novax pagano le cure per i Novax. Usiamo un linguaggio che più duro di noi non c'è nessuno. Cioè, se un Novax va ad ammalarsi di Covid, d'accordo, ha il fondo pagato da tutti quelli che non si vaccinano, che sostiene le sue cure. D'accordo? Come facciamo per la sanità normale? Si paga la salute perché se uno si ammala abbia le cure, giusto? Non funziona così. Si può fare lei sa che questa proposta, tra l'altro, è venuta paradossalmente anche da chi la pensa in maniera opposta a voi. E certo, non esistono posizioni in TV. Cioè, da chi è sostenitore dei vaccini dice, facciamo così, da adesso in poi, chi non si vuole vaccinare in qualche modo deve contribuire e si ammala di Covid, deve contribuire alle sue cure mediche. Sì, però poi mi scali tutte le spese che faccio per le vaccinazioni, però. Esatto, mettimelo però con la vasellina, grazie. Mi togli la quota vaccinazione, cioè tutte le spese dovute alle cure di chi si vaccina e finisce in ospedale, di chi ha gli effetti collaterali delle vaccinazioni e delle spese per i vaccini, me la decurti dalle mie tasse, per quanto non vaxa, tanto ci riescono con il computer a fare tutto, e mi ridistribuisci invece l'altro conto sulle mie tasse di quegli altri. Allora ci stiamo, perché deve essere equo. Questa è equità, questa è giustizia, questo è accettabile. Accettabile perché? Questo è rispetto. Rispetto alla tua scelta. È una proposta, tra l'altro, è la prima volta che lo sento, possiamo dire che è una vostra proposta. Certo, vostra, però in realtà nostra. Tanto è molto semplice, hai tutti i codici, hai tutti i redditi, tutte le persone fai il calcolo di quello che viene a costare, magari apri gli ospedali Novax così c'è tutta la gestione come si deve, magari uno si deve fare il culo a spostarsi, vabbè, pazienza, ma uno nel rispetto dei diritti trova queste soluzioni, ma perché no? Ma perché no? Noi non siamo così radicali, capisci? Lo capisco molto bene. Noi chiediamo una semplice piccola cosa. Il rispetto di quella frase. La legge in nessun caso può violare il rispetto. Siamo spietati e di una durezza devastante.